bello rivivere gli anni 80 con Stash e The Colors, la loro cabriolet panorama su Radio Z. Con noi c'è Stash! Ciao, benvenuto! Ciao, ragazzi. Ciao bellezza! Ciao, piacere, bentrovato, come va? Molto bene, voi come va? Sei super in forma, anche fuori onda parlavamo di questa stagione straordinaria, del grande successo di Amici. Complimenti a Maria, ai ragazzi e anche a voi della giuria, perché fate un lavoro difficile, perché giudicare è sempre, hai la pelle d'oca ogni cosa che dici, ma bravi per quello che dite e quello che fate. Come la stai vivendo, Stash? Ma è sicuramente un ruolo diverso da quelli che ho ricoperto prima. Cioè io sono stato per 2 anni professore, quindi ero proprio nella fase di preparazione dei ragazzi, certo. Ero molto coinvolto. Adesso invece sai, c'è un po' di responsabilità in più, perché comunque giudichi e quindi, certo. Però quindi cerchi di dare anche degli input ai ragazzi che infatti, per farli crescere. Quello che dicevamo fuori onda, mi pare che tu tra i tre coach, chiamiamoli così, che giudice è sempre una parola, anche se giudicato, mi pare che tu sia quello più tecnico, che ai ragazzi in qualsiasi campo artistico è fondamentale spiegare, no? Quando un'esibizione è andata bene, che cosa è andato bene, quando è andata male, o comunque quali sono le cose su cui lavorare, perché i ragazzi, essendo molto giovani, amano questo lavoro e sono molto attenti, no? Tu lo sai prima di altri, a capire cosa fare per migliorare, no? Il mio coinvolgimento sia stato considerato soprattutto per quella parte lì che comunque mi compete, cioè la parte musicale, e visto che io quel palco lo conosco bene e questa opportunità l'ho sfruttata anch'io, e mi ricordo quanto sono cresciuto io in quel frangente, quindi penso che questa mia parte, diciamo, tecnica vuole anche andare a appunto a dare consigli per migliorare. Fondamentale. Infatti, sì. Dico, la cosa che ci rende più felici, arrivati a questo punto, arrivati alla finale, ma anche nelle puntate prima, è stata quella di vedere una crescita assurda dei ragazzi. Sì, è vero, i ragazzi hanno avuto una crescita esponenziale, poi parleremo dei finalisti, e poi è stato molto bello anche vedere la vostra unione, cioè tra Stash, sì. Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. Beh, li ha chiamati a fare i cori, esatto. Di Cabriolet Panorama, è nato un amore, un amore. Stash, rimani con noi, tra poco ne parliamo, prima Mal di Gola, The Colors. Mal di gola lo dicono i The Colors su Radio Z alle 16:08 minuti. C'è Stash con noi fino alle 16:30. Allora chiudiamo la finestra, la pagina di Amici con la finale di domani. Tutto pronto, Stash? Sì. Tutto pronto. Ecco, dai, non ci spoilerare nulla. Insomma, vi seguiremo. Bravi, come sempre, in bocca al lupo naturalmente ai finalisti. E divertitevi e fateci divertire. Ragazzi. Allora, dicevamo prima che voi tre come giudici vi siete molto uniti. Ad un certo punto tu hai detto: sai che c'è, li tiro in mezzo con i cori, tra l'altro registrati non proprio in uno studio di rec. No, ma allora, in realtà quella cosa sembrava una roba fatta per Instagram, no? E in realtà quella è una vera ripresa dei cori che realmente si sentono su Cabriolet Panorama. E proprio ero in fase di produzione con Zef, che era a distanza a Milano, e mi chiedeva questa cosa: ma sai che ci vorrebbe proprio una specie di gang che fa Cabriolet Panorama? Ma non c'è qualcuno lì? Io mi guardavo intorno, ci stavamo preparando per la puntata, ho visto Emanuele e Stefano, cioè, ragazzi, niente un po' qua, cioè, e in realtà poi è andata virale quella roba lì. Ma scusami, no? Una curiosità, Stash, non importa se loro sono stonati? No, è meglio. Nell'effetto gang, nell'effetto stadio, cioè chi va allo stadio non è che è intonato, ma quindi certo, fa quel coro stadio fatto da tante voci, è fatto appunto dal flanging, dall'effetto un po' sfasato delle voci, no? E quella cosa lì, se lo fai solo con la mia voce, ripetendola più volte, non verrebbe mai quell'effetto lì. Servivano più timbri e più diverse intonazioni. Anche il principe si è sprincipizzato. Oh, raga, il principe è arrivato secondo a Sanremo, comunque volevo dire. È vero. Mamma mia, vero, il principe ragione, è meraviglioso. Ragione. Vorrei mettergli... sulla carta è più cantante di me. Vorrei mettergli una camera di nascosto quando c'è la pubblicità o quando non so cosa combina il principe. Ma no, ma sai cosa ti servirebbe?
uno screenshot della chat che abbiamo io, Stefano e Emanuele. Ah, sì. Tutti i messaggi che ci mandiamo. Ma è social, il principe è social? Cioè, vi pressa, scrive sempre, è social? No, è social vecchio stampo, però, cioè, non social network. Elegante. Social proprio human. Social certo, human, certo, adoro. Certo. Bello, allora, senti, Stasha, adesso tra poco entriamo naturalmente nella tua musica, in quella dei The Colors, con il presente mal di gola e cabriolet panorama, pezzo pensato a dicembre, ipotizzando l'estate che verrà, insomma, con le riaperture, con la produzione di Zef e il testo che racconta anche poi di questa storia, finalmente, che porta veramente spensieratezza, storia d'amore intendo. Adesso però torniamo all'anno scorso con i The Colors su Radio Z. Non è vero, date 2020 The Colors, non è vero, alle 16.14 su Radio Z. Allora Stash, cabriolet panorama, il presente che ci riporta al passato. Pensata a Natale, a dicembre, come si fa a pensare all'estate, a Natale? Allora, intanto non so se si capisce, ma i contrasti ci piacciono tanto, okay. Cioè anche in termini musicali proprio, noi stiamo facendo riferimento a una decade che ci ha ispirati tanto, cioè quella degli anni Ottanta, certo. Dove c'era una ricerca dell'iconicità in ogni cosa, sia nell'estetica che nella musica. Poi la mixiamo al mondo della scrittura contemporanea, tra l'altro io scrivo tanto i testi in italiano, li scrivo con Davide Petrella, che è... Tropico. Salutiamo. Tropico. Oggi è uscito il suo nuovo pezzo, è bellissimo. Ah, ecco. Per cui c'è un po' questo contrasto, no? Questa roba, questo mix un po' strano, ma che nel nostro caso risulta sincero, perché veramente è quello che noi siamo, quello che noi vogliamo raccontare musicalmente. Da Pensare Male in poi c'è stata questa virata dal punto di vista proprio musicale, che ha cambiato le priorità. Cioè, se prima la priorità era facciamo i dischi di platino, facciamo i primi posti in classifica, quello era l'obiettivo, no? Certo. In realtà adesso l'obiettivo è quello di fare canzoni che tra 10 anni, se le riascoltiamo, ci diciamo, ah, che bella canzone. Sì. Poi se vengono i numeri, se arrivano i successi, è bello, ancora più bello. Quindi Stash, fammi capire, voi continuerete a seguire questo sound anni 80 che vi porterà semmai a qualcosa? Tipo un disco? Allora, sicuramente c'è in uscita il 18 giugno un pre-disco, che è in vinile, si chiama Singles, è rimasterizzato tutto con la dinamica del vinile, con la profondità del suono del vinile, che sappiamo bene che non è equiparabile. Poi uscirà sicuramente un album e nell'album ci saranno tante sfumature, sicuramente ci sarà tanto di riferimento agli anni 80, ma gli anni 80 sono talmente ampi, puoi raccontare veramente tutto. Noi, però, correggimi se sbaglio, voi avete quell'anima lì, cioè voi siete nati, al di là dei dischi di platino e di quello che è venuto dopo, il principio, i The Colors erano nati con l'anima degli anni 80, no? Dell'elettro degli anni 80. Assolutamente, guarda, la stessa cabriolet panorama all'inizio, quando è uscita settimana scorsa, 2 settimane fa, veramente tutti quelli che ci ascoltavano nei localini a Milano nel 2009-2010 ci hanno detto, ci hanno mandato i messaggi, sai, perché poi siamo in contatto con tanta gente di quel periodo lì, e ci hanno detto, ragazzi, sembra di riascoltare i Colors dell'inizio. Sì, siete ritornati in qualche modo, Stash, alle origini, tu e i The Colors. Assolutamente. Ritorniamo invece al 2019 insieme a Gue Pequeño, Los Angeles, Radio Z, Collettivo Z. Siamo spostati a Los Angeles con i The Colors e Gue Pequeño nel Collettivo Z di venerdì alle 16.20 insieme a Stash. Caro Stash, abbiamo pensato a un game che abbiamo chiamato Amalfi Mia. Adesso Diego ti spiega. Allora, sappiamo che sei molto legato ad Amalfi, in realtà poi il video di Cabriolet Panorama è stato girato lì, quindi un piccolo quiz per vedere se tu conosci tutte le caratteristiche di questa città meravigliosa, prego. Dai, proviamoci insieme. Ercole o Platone, chi fu innamorato della dea Amalfi, dal quale nacque il nome di questa città? Platone? Ercole. Partiamo bene, malissimo. Partiamo a diesel, partiamo con calma, Stash, non ti preoccupare. Attenzione, minestra maritata o piselli ripieni? Quale famoso piatto richiama in pieno la città di Amalfi?
Belli ripieni? Ma voglio minestra maritata. Ma come faccio a riempire minestra maritata? Mica di Amalfi, ragazzi, era un piatto invernale. Però è caratteristica di Amalfi, Ci risulta così su Google. Napoli. Spiegami come fai a riempire un pisello. Tu lo sai. Prego. In stile bizantino o in stile gotico, con quale stile è realizzata la parte esterna della famosa cattedrale, di San Andrea? Allora, questo sicuro sento la zecco. Sì. Bizantino. Bravo! Sant'Andrea. È... veramente romanico bizantino. Bravo! È un mix. Bravo. Prendi appunti. Sì, sto imparando. Harry Styles o Robbie Williams? Chi ha girato di recente un video ad Amalfi? Harry Styles. Bravissimo. Quando andiamo sulla musica, Stash è sempre presente. La carta o il vetro? Cosa caratterizza questa splendida città? La carta o il vetro? La carta. Bravissimo. C'è pure il museo della carta, no? Abbiamo detto che Stash è un diesel, piano. Io spesso nell'hotel lì, che è una ex cartiera, proprio della zona. Curioso. A Marmorata di Ravello. Guarda che qua ci devi stupire, circa 5.000 o circa 10.000, quanti abitanti vivono ad Amalfi? Oggi ma che ne so io. Prova, spara. Circa 5.000. Bravissimo, bravissimo. Lo sapevo. Diccelo al principe di acquistare una casa. L'ultima. Comunque secondo me era Platone. No, era Platone ancora. Vai, era l'ultima, Ercole. L'ultima, 10 secondi. Nel mese di giugno, nel mese di agosto, quando si svolge la regata delle antiche repubbliche marinare? Giugno o agosto? Giugno. Bravo, giusto, bravo. Le hai indovinate tutte tranne la minestra maritata. Secondo me se parli della minestra maritata non è un piatto di Amalfi, piano al principe te lo assicurerà lui che avrà degli yacht lì ad Amalfi, no? Stare male in The Colors con Elodie, ma Elodie la mangerà la minestra maritata ancora. No, la minestra maritata non è di Amalfi ancora. Stash, parliamo un po' del testo, dai, non abbiamo raccontato di questa relazione di Cabriolet Panorama, no? Testo scritto con Davide Petrella, Tropico, diciamo quelle relazioni che ti fanno star bene, anche poi tu dici se ci sono dei déjà vu di storie del passato, questa te lo fa dimenticare, no? Sì, è proprio quello, il concetto di déjà vu in una relazione spesso capita, no? Nella vita che ti aspetti da quello che accade e in realtà poi realmente accade. E poi arriva la persona che ti fa da anti-déjà vu, cioè la storia, la persona, la situazione che va proprio contro quello che tu ti aspetti. Ed è la sorpresa più bella poi. Assolutamente. Motivo per cui ho sentito di toccarla proprio da lontano mia storia in questo E poi abbiamo visto, bello, ragazzi, il ritorno agli anni 80 nel video anche con i Walkman, le tastiere, le Yamaha che si usavano, quindi anche gli strumenti utilizzati, davvero bellissimo. Tra poco ne parleremo del video perché ci sono le domande da parte dei tuoi fan che ci hanno scritto sul nostro profilo Instagram ufficiale Radio Z Off. Tra poco con la Song of Life. Radio Z, generazione futura. Meraviglia, siamo nel 1979 insieme a Pink Floyd, Comfortably Numb su Radio Z, insieme a Stash, canzone scelta da lui, canzone della vita, la Song of Life. Come mai questa scelta, Stash? Ah, penso che Comfortably Numb sia, a parte mi avete sfumato la solo finale, raga, io potrei proprio vivere un momento bruttissimo adesso. Però una parte da gustarti, quel che sono gli assoli, no? Molto lungo. E Comfortably Numb secondo me è l'apice sia della scrittura di Waters che della parte chitarristica di Gilmour, dei Pink Floyd, che sono la mia band preferita in assoluto. Il motivo per cui ho scelto questa come canzone potrebbe sembrare scontata come scelta, però Comfortably Numb non è mai scontata per te. Esatto, abbiamo le domande da parte dei fan. Ci hanno scritto su Radio Z Off, abbiamo parlato del testo di Cabriolet Panorama, certo. E c'è invece una tua fan che si chiama Lara trattino basso. Come nasce l'idea del video di Cabriolet Panorama? Ecco. Ma nel momento in cui abbiamo finito la canzone, proprio abbiamo chiuso la canzone, era la settimana tra Natale e Capodanno, e sai già, cioè Cabriolet Panorama ha un po' questa caratteristica che ti si mette in testa e non se ne va più via. Tipo, Cabriolet Panorama, continuavi a cantarla, no? E in quel periodo, sai, a distanza, faceva freddo, faceva bellissimo, non vedo l'ora di fare il video di questo pezzo.
in Costiera Amalfitana, ecco, in una cabriolet, in una Ritmo Cabrio, che deve essere quella la macchina, ed è andata esattamente così. E lì eravate proprio sullo scoglio, no, Stash? Eravamo, no, sullo scoglio intendi da Nerano? No, sullo scoglio di Amalfi, nella parte dei cori, eravate proprio lì? No, eravamo a Ravello, a Marmorata di Ravello. Ah, ecco, ecco, vedi, ecco, vedi. Ecco. Invece tanti altri fan che ci hanno sempre scritto sul nostro profilo Instagram ufficiale Radio Z Off vogliono sapere qualcosa dei live. In 40 secondi cosa possiamo dire? Ma secondo me quest'anno, io non so ancora dare delle date precise, però quest'estate suoneremo sicuramente. Ah, benissimo, benissimo. Quindi tenetevi pronti, pronte, che quest'anno si suderà tantissimo. Farete un bel giro in tutta Italia, quindi. Speriamo di sì. Dai, vi seguiremo. Delle regole. Vi seguiremo, certo, certo. Portati appresso il principe che ci faremo delle risate. Stash, in bocca al lupo per la tua musica, salutaci naturalmente parte dei The Colors, in bocca al lupo per domani, ai ragazzi e a voi, fateci divertire per la finalissima di Amici. Un abbraccio, grazie. Ciao Stash. Dici Stash? Era Platone. Mangiate questa maritata. Sera, appunto, mangiate questa sera la minestra maritata. Grazie, ciao Stascio, un abbraccio, ti aspettiamo qui in studio, ciao. Naturalmente quando si potrà.